Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Grounded. Oggi torniamo nelle profondità dello stagno, dove troveremo il nuovo laboratorio segreto, tanti enigmi, addirittura dei potenziamenti per la nostra attrezzatura. E scopriamo uno strano progetto scientifico con cavoletti di Bruxelles muscolosi e tante altre stranezze. Buona visione! Ragazzuoli, ridendo e scherzando, sono praticamente passati 2 mesi dall'ultima volta che siamo stati su Grounded e per la nostra grandissima gioia il gioco è stato aggiornato. Circa 3 settimane fa ho voluto aspettare un po' di tempo in modo tale che rilasciassero eventuali patch per risolvere i bug che inevitabilmente vengono fuori ad ogni aggiornamento. Come vi avrò detto nella intro, hanno praticamente rifatto la zona sottomarina dello stagno, aggiungendo tantissimi nuovi laboratori, ci sono un sacco di segreti, tanti puzzle da risolvere. Sembra che abbiano condotto anche uno strano esperimento, mi domando di cosa si tratti, e via dicendo. Allora, prima di immergerci, tuttavia, dobbiamo craftare un po' di equipaggiamento e recuperare tutta la nostra attrezzatura da immersione. Ah, buongiorno signore, per un secondo mi era venuto il dubbio, pensavo che fosse il bambolotto qua che ci eravamo craftati in passato. Ma porca di quelli per porca. Tornando a noi, allora, da qui dobbiamo recuperare ovviamente l'elmo bolla e anche le pinne, altrimenti là sotto mi muoverò a 10 km all'anno. Perfetto, lascerei casomai qua la corazza di squame koi, perché effettivamente non ci protegge più di tanto dai danni. Avete visto che là sotto ci sono quei maledettissimi ragni subacquei che non vedono l'ora di farci fuori. Allora aspetta che bevo qualcosina, perfetto. E cambiamo il nostro equipaggiamento, anzi l'armatura della coccinella non me la tocca nessuno. Tuttavia rimettiamo, come dicevamo, l'elmo bolla e anche ovviamente le pinne, che mi renderanno forse lento sul terreno. No, neanche troppo, neanche troppo. Allora ci dobbiamo anche armare di tutto punto. Non ricordo se effettivamente ci eravamo craftati il tridente d'osso, un'arma idrodinamica fatta di osso, eccellente per i combattimenti subacquei. Mi servono 3 ossa sommerse e 3 pezzi di ragno palombaro e della corda di seta. Oddio, la corda di seta non è un grande problema perché ce ne siamo craftati una grande quantità negli scorsi episodi. Ullala, sto finendo tuttavia la tela del ragno. Quanto prima dobbiamo vedere di procurarcene un altro po'. Mentre invece in questa cesta avevo il resto delle risorse. Abbiamo il pezzo di ragno palombaro, che schifo, un bel po' di ossa sommerse. Ci eravamo craftati il pugnale d'osso, ma ammettiamolo, era un po' una chiavica. E abbiamo anche la lanterna melmosa, che è la sorgente luminosa migliore di cui possiamo disporre mentre stiamo esplorando le caverne. Anzi, assolutamente ne devo vedere di craftare un'altra se possibile. Ho quasi tutte le risorse, ma mi richiede lo stelo di muffa melmosa. Vabbè, ce lo procuriamo appena possibile. Fatto sta che per adesso ci possiamo craftare il potentissimo tridente d'osso, ottimo, che vediamo di equipaggiare nella nostra borsa rapida assieme alla lanterna melmosa. Tuttavia, se ho fuori la lanterna, non potrò utilizzare ovviamente il tridente, oppure sì. Più o meno, ok, si può utilizzare anche con una mano senza troppe rogne. Allora, fatemi depositare un po' di risorse perché altrimenti là sotto il mio inventario sarà sempre pieno. Anzi, aspetta che inauguriamo il tridente anche fuori dall'acqua. Uila! Attacca a una velocità veramente incredibile. Un'ottima arma, questa ci tornerà davvero molto utile. Aspetta che non ci abbiano visto le formiche, se no mi si incocchiano tantissimo. Datemi solo un secondo che mi procuro un pochettino di fibra e di germogli. Signore, buongiorno, non l'avevo vista. Perché devo craftarmi alcuni strumenti. Ecco, magari craftiamoli un po' più in là. Vorrei evitare di essere sbranato anche dal ragno, santo cielo. Ah, salve, ho visto che la sua amica ha avuto un malore. Sa, un colpo di sole improvvisamente. Sono cose che capitano, santo cielo. Tornando a noi, mi volevo craftare prima di tutto un po' di corda grezza, che devo utilizzare per ricraftarmi la mia pala ghianda, che non so dove fosse finita, l'ho praticamente persa. Ma bando alle ciance e vediamo quindi di immergerci in fondo allo stagno. Aia, c'era sassolino sotto. In fondo allo stagno. Perfetto, grazie alla nuova attrezzatura abbiamo 160 secondi di ossigeno, anzi vediamo di tenere fuori il tridente in caso di problemi. Se ho capito bene ci dovrebbero essere anche le alghe, vediamo un po'. Che sono una nuova fonte di sostentamento. Cioè, non so come possiamo mangiare uno schifo del genere, ma abbiamo mangiato di peggio. Sono letteralmente dovunque, in grandissima quantità, appena possibile dobbiamo anche vedere di ricercarle. Si sa mai che riusciamo a sbloccare qualche nuova ricetta. Immagino cosa possiamo fare con queste alghe.
Allora, vediamo un po'. In teoria dovrebbe essere tutto bloccato. Sì, vedete che adesso le varie botole non si aprono. Salve signore, mi lasci stare cortesemente. E anche il laboratorio è chiuso. Adesso la carpa inoltre ci può mangiare in un sol boccone. Prima ci danneggiava, adesso no. Adesso ci ingoia interi, uno schifo immane. Così, creatura orripile, buongiorno. Vorrei provare su di lei il mio nuovo tridente. Vabbè, col tridente lo facciamo fuori in praticamente 5 colpi. Fantastica quest'arma. Ok, diamoci una mossa perché l'ossigeno non è infinito. No. Mi sono spaventaterrimo. Aspetta, corri, corri tantissimo, ragazzino, corri tantissimo. Ok, qua sotto non ci dovrebbe poter afferrare. Oh, mi sono preso un cago che voi non ci avete idea, ragazzi. Signor T-Rex, che piacere rivederla. Se tiriamo fuori la lanterna, magari riusciamo anche a vedere qualcosa. Allora, come vi dicevo, la zona qua sotto dovrebbe essere stata completamente rinnovata, oltre al fatto che possiamo comunque recuperare delle alghe per nutrirci adeguatamente. Non so se andranno a male pian pianino. Ok, vediamo intanto di recuperare qualche altra risorsa. Ah, le ossa sommerse, aspetta, che ci richiedevano l'utilizzo della nostra pala ghianda. Ecco perché la volevo craftare. Dai, così, perfetto. Altrimenti il The Long Gamer non può craftare nulla. E buongiorno. Ho trovato uno scrigno sommerso. Che ci fa uno scrigno sommerso qua sotto? Ma è finto o è vero? No, aspetta, è vero. Dice di utilizzare una chiave per aprirlo. Ok, segniamoci di trovare casomai anche una chiave. Mi domando cosa ci sia all'interno. Peraltro, chi è che ha nascosto tutto sto popò di risorse? Ok, sono tornato indietro a rifornirmi di ossigeno. Altrimenti ci sarei morto nel giro di pochi secondi. Ed eccoci arrivati nel frattempo nella zona del laboratorio. Aspetta un attimo. Non c'era questa sezione distrutta un tempo? Buongiorno, parliamone. Oh mio Dio, è pieno zeppo di cose da scoprire. C'è un interruttore all'interno. Tuttavia la lucina è spenta, il che vuol dire che non arriva corrente. Oh oh, potrebbe essere un bel problemone. In effetti potete vedere che la porta ancora una volta è chiusa. Tuttavia ci dice di trovare i tre pannelli da attivare. Ma i tre pannelli sono spenti. Allora, aspetta un attimo, c'è un'altra parte di laboratorio crollata da quest'altra parte. Aspetta un secondo, recuperiamo anche qualche punto scienza che ci tornerà sicuramente molto utile. Come ho detto, questa non c'era, però qui c'è corrente. Oh, aspetta, porco cane, si è preso uno spavento assurdo. Che ci fa un ragno qua dentro? Scusi, signor ragno palombano, ma le pare il caso? Aspetta che se lo uccido mi dovrebbe dare un po' di ossigeno. Cortesemente mi dia ossigeno. Perfetto, santo ragno. Palombano, che schifo. Perché ci dovete morire così male? Allora, questa porta è chiusa per adesso e in compenso pieno zeppo di risorse. Aspetta, scusa, le corde grezze le voglio, ma proprio una cifra, così non le dobbiamo craftare. Questi mi servono, gli steli di muffa melmosa, aspetta ciccio. Vediamo di liberare il nostro inventario, perfetto, lasciami qua un po' di cose. Prendimi tutto sto ben di Dio. E anche pieno zeppo di corda di seta che nonostante sia stata immersa nell'acqua chissà quanto tempo, non si è rovinata. Strisce di zostera. Wow, aspetta, carne di girino, ci sono anche le alghe. E vabbè, carne di pulce d'acqua, ribadisco, in acqua non ha avuto problemi. Ui là là, questo è il magazzino di qualcuno a quanto pare, che si è messo a trucidare creature come non ci fosse un domani. C'è anche la quarzite, c'è anche il The Long Gamer che ci sta per morire. Buongiorno signore. Ho detto buongiorno signore, scusi l'educazione porca di quella iperporca. Ok, teniamo gli occhi aperti perché questo posto è molto più pericoloso del previsto. Neanche a farlo apposta ci troviamo sopra una delle leve che ci permetterà di ridare corrente. Ah, per adesso stanno utilizzando le batterie di emergenza, quindi se io tiro la leva. Oh, ok, ora dovrei aver attivato, perfetto, le levette che si trovano sotto di noi. E ancora una volta ci dice di attivarle tutte e tre. Abbiamo il test del Hams. Cosa hanno tentato di fare stavolta? Allora, sembra che qua sotto stessero facendo degli esperimenti su campioni viventi dei cavolini di Bruxelles. Ok. Solitamente la raccolta avviene dopo 90 giorni, ma i test preliminari mostrano che dei cavolini sono già pronti dopo una settimana. Perché i cavolini di Bruxelles che fanno schifo praticamente a tutti? E ovviamente ci sarà quello nei commenti che mi dirà: Mallon, a me piacciono tantissimo i cavolini di Bruxelles. A te, ma agli altri no. No. Wally dei poveri, levati. Porco cane, no. Il taser di tua nonna, porca di quella. Porca, si chiama Stuzzichino adesso. Gli hanno dato il nome in italiano. Quando li trucidiamo possiamo anche recuperare un centinaio di punti scienza.
Ok, stanno anche andando avanti coi test nel frattempo. Beh, sono passate 2 settimane da quando hanno iniziato questo nuovo test e gli è venuta la bella idea di iniziare a pompare i cavoletti di Bruxelles con varie sostanze per vedere cosa ne sarebbe risultato. Cosa potrebbe mai andare storto, dico io. Allora, questa porta è chiusa, in teoria ci dovrebbe ricondurre alla sezione principale del laboratorio. Guarda che letti serissimi che hanno, peraltro. Ci posso dormire anch'io in caso di necessità. Hanno fatto gli esperimenti con i cavoletti di Bruxelles. Ma che schifo incredibile, santo cielo. Allora, aspetta che intanto recupero tutti sti popò di steli, così appena possibile mi ricrafto la lanterna. Abbiamo anche la cera di Ninfea. Ora dovremmo poter attivare i 3 interruttori senza nessun problema. Ora dice che non c'è corrente. Se giriamo la leva... Perfetto, abbiamo attivato il primo. Ottimo, ora dobbiamo trovare gli altri 2 semplicemente seguendo i cavi. E poi hanno nascosto il secondo. Guarda che roba, li hanno spostati completamente. No, 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 non compro niente. Perché i ragni schifosi devono essere letteralmente dovunque? Ragno palombaro, hai rotto i maronzoli, fai anche parecchi danni nonostante abbia un'armatura decente. Ok, lasciamo qui il cadavere dell'immonda creatura, perché ho l'inventario pieno. Cos'era? Ah no, mi sono spaventato per un secondo, scusate. Ok, il terzo interruttore si trova all'interno di quella sezione del laboratorio che è crollata. Ho 141 secondi di ossigeno. Aspettate, di qua non si passa? Tuttavia possiamo entrare dal corridoio che si è staccato. Mi domando cos'è che abbia causato tutto sto popò di danni. Ah, aspetta, aspetta, non riesco ad andare avanti. Ok, si è spento temporaneamente la turbina. Perfetto. Buon salve. Non dimmi che trovo ragni anche qua dentro. Gioco, non mi fare incocchiare tantissimo. Aspetta, siamo dall'altra parte. Ora posso attivare anche l'ultimo interruttore. Non mi sembra che ci sia nulla qua sotto. Aspetta che intanto recupero un po' di alghe. No, inventario pieno. Ok, appena possibile devo vedere di nutrirmi. Anzi, diamoci una mossa perché mi restano 81 secondi di ossigeno. Porco cane, quella turbina adesso mi ha spinto decisamente troppo. Ok, sembra che i ragni mi stiano lasciando stare, mi consolo. Oh, la mia lanterna sta per spegnersi, aspetta un secondo. Nel frattempo le porte si sono aperte. Oh, ed eccoci arrivati all'interno del laboratorio. Si stanno anche chiudendo le porte. Ok, mi sa che da lì non usciremo più. Allora, il resto delle porte purtroppo sono ancora tutte chiuse. Ce n'è solamente una aperta. Buongiorno, recuperiamo altri punti scienza. Presumo che l'interno sia rimasto più o meno invariato. No, anche qua è chiuso. Aspetta che intanto mi mangio un pochettino di alghe. Mmm, così crude sono buonissime. Beh, non mi danno praticamente acqua, ma di sicuro una grande quantità di cibo. Qui abbiamo altri test sui cavoletti di Bruxelles. Oddio, immagino cosa abbiano fatto dopo un mese quei pazzi. Ho la vaga impressione che chiunque si trovasse in questo laboratorio sia un attimino andato fuori di testa, perché sembra che stesse cercando di unire le piante a un cervello... Ha anche i muscoli. Ti prego, dimmi che non ci sono riusciti. Gioco, ti prego, dimmi che non ce l'hanno fatta. Allora, vediamo un po'. C'è un computer dall'altra parte che probabilmente ci permetterà di riattivare tutte le porte. Vediamo un po'. Non vedo niente. Dimmi che la lanterna funziona ancora. Sì, ma non mi darà luce per troppo tempo. Ok, la lanterna ha ceduto dopo 1,8 secondi. Per mia fortuna avevo quei cavolo di steli che abbiamo recuperato prima, ma si stanno esaurendo davvero molto in fretta. Dobbiamo ricraftarcela, ma mi serve un banco da lavoro. Okay. Oh, no, 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 aspetta. Prendimi il coso, non vedo niente. Non vedo nulla, continua ad attaccare, tanti saluti. Dove è andato quel cavolo di ragno? Docile e pacifica creatura? Dove sei? Non mi sto cacando, ma proprio per niente. Facciamo una bella corsettina fuori dall'acqua. E tanti saluti, in teoria il ragno non dovrebbe emergere dall'oscurità improvvisamente. Allora, vediamo di premere dei tasti a caso. Ok, perfetto. Modalità automatica della biocupola non attiva. Dobbiamo ripristinare il terminale del bioma. Più facile a dirsi che a farsi. Nel frattempo i test dei cavolini stanno andando bene, fidatevi. L'amplificazione della muscolatura dei cavolini sta andando a meraviglia. Sicuri? Abbiamo dato i muscoli ai cavolini di Bruxelles? Li hanno chiamati i cavolini di Muscolossel. Eseguono una matura sinfonia di proteine, lipidi e carboidrati tramite il tira e molla di fibre muscolari e vegetali. Oh, che schifo! Oh no, cucina degli esperimenti per i cavolini di Bruxelles. Hanno fatto le ricette. Hanno fatto le ricette, incredibile ma vero. Perfetto, nel frattempo sembra che le porte si siano aperte. Oi, oi, buongiorno. No, stati, aia. Buono, mai fatto malissimo. Maledetta creatura immonda. Anzi, robot immondo. Ciccio, vedi di curarti un attimino, c'è il cugino.
Ok, c'è il cugino, facciamo molta attenzione, tienilo a debita distanza. Aia, ma che fai? Ma picchi un tenero innocente bambino. Ok, non sono poi così innocente. Ma vabbè dettagli, ciccio. Morbende, che sennò qua ci muoio. Ok, sembra che fossero gli unici robot della zona. Quello mi sa che è il cavoletto di Bruxelles con i muscoli. Oddio, sembra più una sorta di cervello. No, vabbè, ma che schifo. Cioè, già facevano schifo prima. Ora che ci hanno unito pure pezzi di carne. Oh, 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 oh. Vedo un po' di... No, Wally dei poveri, stai buono. Ok, cerchiamo di affrontarli uno per volta. Ed evitiamo di essere legnati. Aia! Ho appena detto evitiamo di essere legnati. Ok, uno stuzzichino, ci è morto male. Porco cane, mi stanno prendendo tantissimo. Ed ecco qua che c'è morto anche il secondo. Ribadisco, il lato positivo è che mi hanno dato proprio una cifra di punti scienza. Allora, vediamo un po'. C'è nulla qua dentro. No, mi sa che erano qua dentro che c'erano messi i robot. Non mi ricordavo che questo posto fosse così tanto difeso. Allora, abbiamo un interruttore di cui non mi ero accorto. Buon salve. Ah, mi ha riaperto la porta per la sezione in cui siamo arrivati prima. Perfetto, questa porta era chiusa. Mentre invece da quest'altra parte dovremmo poter raggiungere la parte superiore del laboratorio. E a giudicare dalle impronte, non sono l'unica persona che è stata qua recentemente. Ok, non vedo altri Wally dei poveri, per mia fortuna. Ah, ok, l'ho visto là sotto, l'ho visto là sotto. Corri ragazzino, corri tantissimo. Vediamo innanzitutto di aprire la cupola. Oh, ce n'è più di uno. Perché non ho portato via con me l'arco, porca di quelli per porca? Richiesto riavvio, perfetto. Ed ecco che si sta riaprendo l'intera struttura. Dannazione, siamo di notte, quindi non si vedrà praticamente nulla. Ecco che i bastardoni stanno arrivando. Scusate, ma vi hanno mai parlato della violenza contro i minori? È tipo un reato, non per dire. Ok, l'altro è ancora di sotto, se ho visto bene c'è il test sui cavoletti. Dopo 91 giorni, dopo 3 mesi. Ok, fatto fuori anche l'altro bastardone. Ottimo, curiamoci in caso di necessità. Spero proprio di non incontrare dei cavoletti di Bruxelles che mi attaccheranno all'improvviso. Aspetta, 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 ci sono test letteralmente dovunque. Questi computer non li possiamo attivare. Tuttavia ho trovato invece un laboratorio per le analisi, ma non abbiamo nulla da ricercare per adesso. Oh, abbiamo trovato HAL 9000, ciao, non mi uccidere, volemo se bene. Ok, questa zona dovremmo averla ripulita completamente. Se ho visto bene, salendo le scale, ecco qua, c'erano delle bende di fibra e delle barrette. Che voglio dire, sono decisamente meglio delle alghe mangiate crude. Se non ricordo male, c'era un condotto che ci portava nuovamente all'esterno. Vediamo un po', in teoria si dovrebbe aprire. E voilà, siamo all'esterno della cupola. Aspetta un attimo, da quando c'è un laboratorio qua sotto? Questo è nuovo. Aspetta, 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 dobbiamo trovare un modo per entrarci. Dimmi che questo si apre. Ora ti dovresti aprire, veloce ciccio. Veloce, prima che qualche creatura mi attacchi. No, di notte sto posto è ancora più inquietante. Vediamo un po', non posso respirare tuttavia. Vediamo, c'è una porta chiusa. Posso interagire? No, al 9000 ha detto che io non posso entrare. Se ho visto prima, bene, ci dovrebbe essere un interruttore su questa parete. Però non c'è modo di aprirlo. Aspetta, intanto recuperiamo altri punti scienza. Dovrei averne proprio una scaterva, santo cielo. Ok, una cosa è certa, dobbiamo trovare un modo per aprire tutte queste porte. Altrimenti non potremo scoprire il resto dei segreti. Non so se siano effettivamente già attivate. Buongiorno, apriti sesamo. Dicevo, se siano già attivate in questa versione del gioco. Che spettacolo! Questa cupola è bellissima! Ogni volta che la vedo mi salgono i momenti Subnautica, santo cielo! Ok, non si vede praticamente nulla, pertanto direi che cosa buona e giusta a vedere di ritornare alla nostra casetta che ci siamo craftati in passato, così ci possiamo fare una bella dormita. Oh, beh, mi risveglierò ovviamente affamato ed assetato. Aspetta che impostiamo questo come punto di rigenerazione, che casomai schiattassimo almeno respawno direttamente sopra il laghetto. Oh mio Dio, la popolazione locale di Girini è fuori controllo. Oh, aspetta un attimo, questo portellone non c'era. Vediamo un po', dimmi che si apre. Sì, si sta attivando, ragazzuoli. Se vi cavaste, che magari riesco a entrare. Dai, apri veloce, ciccio. Se mi allontano troppo, non me lo apre, vai. Signore, lei si deve levare perché mi sta bloccando i portelloni. Oh, no, vi dovete cavare. Porco cane, ok. Finalmente sono riuscito ad entrare. Ah, santo cielo, dimmi che c'è ossigeno qua dentro. Ma che domande, Lon, ovviamente. Wow, che succede? Qualcosa mi ha spinto sotto. Dicevo, ovviamente non c'è ossigeno. No, no, ok, possiamo respirare in tutta tranquillità. Ho trovato un po' di quarzite, portiamocela via, perché mi serve per riparare le nostre armi. Dimmi che la possiamo riparare questa, vediamo. R, quarzite, perfetto. Così il mio tridente adesso è ritornato più in forma che mai. Uila, buongiorno.
buongiornissimo. Abbiamo altri punti di scienza? Oh no, stavano facendo altri esperimenti. Perché? Perché ha fatto esperimenti? Perché ste porte non si aprono? Porco cane, mi sa che c'è un computer da qualche parte che gestisce la sicurezza di questo posto. Sì, stavano chiaramente facendo altri esperimenti. Salve, buongiorno, io vorrei un po' di ossigeno, grazie, molto gentile. Allora, ritorniamo nella zona esterna del laboratorio, perché ancora non ho trovato la chiave dello scrigno segreto. Aspetta, vediamo di usare questo per darci una bella spinta. Olè! Così arriviamo molto più rapidamente. Allora, sicuramente ci sarà qualche altro cunicolo che mi è sfuggito. E che non si vede niente, porco cane. Aspetta che mi crafto una torcia di muffa melmosa con quegli steli che abbiamo trovato prima. Gioco, non potevi darmeli tu direttamente? No, ma che? Mi dai le materie prime così me la posso craftare all'occorrenza. Come ho detto, controlliamo tutti gli angoli. Tanto non ho troppi problemi, posso comunque ritornare qua a recuperare ossigeno e immergermi nuovamente. Ho quasi esplorato tutta la zona e ancora non c'è traccia di alcun cunicolo o di alcuna chiave. Aspetta, aspetta. Oh, buongiorno! In Culolandia l'avevano messo sto cunicolo. Vediamo se siamo nella zona giusta. Oh, mi si sta per spegnere la lanterna. Ok, mi si è accesa l'altra. Sento rumori brutti. Sento rumori tanto brutti, ragazzi. Oh no, non dovrei trovarmi qua dentro. Ci sto probabilmente per morire male. Dove sto andando? Dove boia sto andando? Oh, aspetta, c'è dell'ossigeno. C'è dell'ossigeno. Vai, Bani! Tate, Bani, t'ho visto, maledetta creatura immonda. Vieni ad attaccarmi, bastardone. Tanto non ci sono problemi, ti trucido. Aia, senza troppi problemi. Vieni qua, piccolo ragno palombaro. Aspetta che intanto mi curo un attimino. Ma che fugge? Va che fugge il bastardone. Tenta di buggarsi male male sperando che io non lo veda. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Porco cane, sento che mi rugna in parte. Ok. Oh, aspetta un secondo. Chiave muschiosa. Ok, ok, l'abbiamo trovata. Senti, facciamo una cosa tattica. Fuori di qui molto rapidamente. Tanti saluti. Se dentro quel cavolo di scrigno non c'è qualcosa di inestimabile, gioco, l'ho visto sulla destra, la creatura immonda, dicevo, se non c'è qualcosa di inestimabile ti disinstallo a ceffoni. Allora, nel frattempo sono ritornato in superficie per craftarmi la torcia quella seria, altrimenti qua sotto non si vede praticamente nulla. Datemi un secondo che ci sono i ragni che mi stanno inseguendo fin qua nelle gallerie. E che cocchio, ma almeno ora riesco a vedere qualcosa. Oh, prima è stata davvero una rottura di scatole veramente incredibile. Allora, inseriamo quella benedetta chiave. Ok, e all'interno no. No, è tutto fasullo, è tutto finto. C'è solo un chip per il nostro amico Burgle, il robot quello un attimino sadico. Il chip dell'avamposto sommerso. Chi poi l'ha nascosto all'interno della chest? Ma mi prendi in giro? Allora, rileggendo le informazioni dei vari dossier, mi sono accorto che all'interno della cupola sottomarina stavano facendo crescere i cavoletti di Bruxelles. Eccoli qua! Non mi ero accorto perché prima era buio, dannazione! Guarda quanti sono letteralmente dovunque, germoglio di muscolo. Oh, Gesù! Mi fanno schifo anche solo a guardarli. Nuove idee, frullato più... Punto di domanda, neanche lui sa se è un frullato, cioè neanche lui sa se è un oggetto che dovrei mettere all'interno di me stesso. Senti, recuperamene almeno una decina. Meglio che nulla. No, vabbè, lo schifuma che mi sta salendo. Vediamo un po' se possiamo ricercarli all'analizzatore. No, neanche l'analizzatore li vuole. Neanche lui ha detto che schifo, per favore stai lontano con quell'obbrobrio. No, davvero sono curioso di scoprire cosa possiamo fare con sti benedetti cavoletti transgenici. Sta cosa è completamente illegale, ma vabbè, dettagli. Ah, facciamo giusto un salto veloce al laboratorio, sperando di non essere aggrediti dai ragni, visto che non ho l'armatura protettiva. Ok, una volta tanto tutto bene. Ehi, vecchio robot psicopatico, come te la passi, ciccio? Sempre rinchiuso qua dentro, tu, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo di dargli sto benedetto chip. Tu butta dentro. E, ok, ha funzionato, in effetti, vediamo un po' se ci sblocca. Sblocco chip del laghetto, hai ampliato il negozio di scambio di Burgle. Oh no, si è buggato, continua a prendermi praticamente il chip. Sai che in Italia non mettono l'ananas sulla pizza. Mi domando come mai, ciccio. Ok, forse si è sbuggato perché continuava a prendermi chip su chip e non mi aveva sbloccato niente. Ui la la. Questo mi sa che si sono dimenticati di tradurlo, ma vabbè, dettagli. Abbiamo il miglioramento della lanterna da sub. Migliora la lanterna da sub. Ora può durare il doppio prima di spegnersi. Lo voglio
assolutamente perfetto, e il miglioramento delle pinne. Ora chi le indossa può nuotare ancora più veloce. Oh, questo avrebbe fatto comodo prima, porca di quelli per porca. Sì, sì, lo so, sei strabuggato e tanti saluti. Me ne vado prima che mi buggo anch'io. Ah, ma ce la dobbiamo craftare, perché abbiamo appena sbloccato la ricetta. No, 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 della lanterna Melmoda Plus. Oh, corri, corri ragazzino, corri ragazzino, porco cane, non ho l'armatura. Corri. Mi butto in acqua, mi butto in acqua, tanti saluti, qua non mi puoi raggiungere. Porco cane, mi sono preso uno spavento mega galattico. Sembra che abbia perso le nostre tracce. Tornando a noi, se andiamo al banco da lavoro, in teoria ci dovrebbe richiedere probabilmente più oggetti di prima per fare la versione potenziata. Abbiamo in effetti le pinne plus, che mi richiedono 4 pinne di notonetta, che ce le abbiamo. Ok, non è un problema. Se andiamo invece su strumenti, abbiamo la lanterna melmosa, che no, mi sembra che richieda sempre le stesse risorse. Ok, basta che crafto uno. E aspetta, notonetta, eri da queste parti, non mi ricordo dove. Dove poi l'ho messa? Ho davvero troppe chest. Ed eccola qua, ma ne ho solamente una. Peraltro, guardate il germoglio del muscolo quanto è brutto. Un cavolino di Bruxelles, ibrido commerciale. Lembi muscolari gommosi, contratti e puzzolenti, fanno male se mangiati, ma ripristinano una piccola porzione dell'indicatore della fame. No, dai, no, oh, ma lo schifume è incredibile. Allora, come ogni persona normale, vediamo quindi di andare a trucidare... No, scusi, non volevo mangiare le alghe, ma vabbè, dettagli. Dicevo, vediamo di andare a trucidare un paio di notonette e dovremmo essere a posto. Il problema è che le bastarde sono belle veloci, lo sapete molto bene. Ok, vai, 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 vai. Oh, con la nuova arma bastano un paio di colpi. Ragni, ragni no, ragni no, non compro nulla, non compro nulla. Palpeggia la notonetta e scappa. Mi hanno dato solo una pinna. Cioè, ne ha almeno due. Mi stanno ancora seguendo, sì, mi stanno ancora seguendo. Ma dai, ma c'è la mafia dei ragni. Aspetta, 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 signora, signora, buongiorno, scusi. Un paio di colpi, ho detto così suona male, e via. Mi lasciate stare? Aggrediamo l'ultima notonetta e dovremmo essere a posto. Prendi tutto, ho preso, perfetto. E vediamo di tornare rapidamente. Guarda che roba, oh, non mi molla. Altro che ragni palombari, dovevano chiamarli ragni stalker, santo cielo. Ok, diamoci una mossa perché sta calando il sole. Per fortuna che mi trovavo già in superficie. Ciccio, se entri in casa mia ti mangio male, ti mangio crudo, ti sbrano direttamente. E tanti saluti, fatto sta che ora mi posso craftare quelle benedette pinne potenziate. Ok, presumo vadano equipaggiate al posto delle nostre pinne normali. Eccole qua, meraviglioso. Mentre invece possiamo mettere sotto la nuova lanterna Melmosa Plus, che durerà quindi il doppio. Mi domando se siano effettivamente molto più veloci. Proviamo ad immergerci rapidamente. Uila! Non male. C'è un discreto aumento della velocità con cui nuoto. Ok, questo è un potenziamento che, come dicevo, ci tornerà davvero molto utile. Ti ho capito bene, quindi i nuovi germogli di muscolo ci servono per potenziare l'effetto dei nostri frullati. Allora, prima di tutto dobbiamo farcelo un frullato. Mi servi proprio tu, Ciccio, vieni qua che ti uccido male male. Mi serve la tua carne. Poi mi servivano dei funghi e alcuni pezzi delle ghiande. Ragazzi, levatevi che ho già ucciso vostro cugino. Che fortuna, ho trovato tutto nel giro di pochi secondi. Allora, come prima cosa vediamo ovviamente di farci il frullato, sperando che ovviamente io non abbia sbagliato la ricetta. Ok, crealo e voilà, abbiamo creato un succo potenziante. Quindi adesso riprendo il succo potenziante, ci metto sto schifo, due schifi. Ok, abbiamo ottenuto un frullato punto di domanda. Ok, non sono proprio sicuro completamente, ma vabbè, dettagli. Senti, proviamo a consumarlo. Peggiore delle ipotesi, ci moriamo. Bravo, ragazzino. Che dici? Ti senti potenziato? E non è che mi sento tanto potenziato. Vabbè, scopriremo che domani nei prossimi episodi. Buongiorno, facciamo finta di nulla, che è meglio. A cosa servono quei cavoli di cavoletti di Bruxelles schifosi, ma vabbè, dettagli. Gente, io direi che allora per questo episodio ci possiamo fermare qua. E no, ripeto per la 190esima volta, non so quando ritorneremo su Grounded. Quindi lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti. E noi ci vedremo in un futuro, spero non troppo lontano, con il prossimo episodio. Ciao ciao!